Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta da Teletruria per la puntata numero 3 dell'edizione 2017-2018 di Block Notice. Stasera è una puntata diversa dalle altre due, commentiamo una sconfitta dell'Arezzo che ha perso di nuovo in casa, si allunga il tabù del comunale che era stato interrotto ma purtroppo soltanto provvisoriamente mercoledì scorso con la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Pontedera, ieri invece una battuta d'arresto inattesa, inaspettata contro l'Olbia che pure è una squadra d'alta classifica ma che dopo il primo tempo nessuno avrebbe pronosticato. Parleremo di molte cose, questa sera c'è un aspetto tecnico da analizzare ovviamente anche perché le prossime due partite vedranno l'Arezzo affrontare altre due squadre che si trovano su in classifica come Monza e Viterbese, ma parleremo anche di contorno, ieri c'è stato un gradito ritorno allo stadio, parleremo anche di società perché sono successe molte cose anche nelle ultime ore di cui dobbiamo dibattere qui in studio con gli ospiti. Prima di presentarveli vi ricordo che potete interagire con noi inviando un'email all'indirizzo che vedete in sovrimpressione blocknotes@teletruria.it oppure scriverci tramite i messaggi della nostra pagina Facebook. E allora ci vediamo i titoli di questa terza puntata di Block Notice e poi cominciamo. Un Arezzo a due facce perde in casa contro l'Olbia, non basta, un primo tempo tutto grinta, bel gioco e occasioni da rete, gli Amaranto non la buttano dentro e crollano nella ripresa, decisivo Ogunseye, seconda sconfitta della gestione Pavanel. Bagno di folla per il ritorno al comunale di Bobo Pilleddu, il centravanti che fu tra i protagonisti della promozione in C1 del 98, accolto da uno striscione di benvenuto fuori dallo stadio. Applausi e cori dai gradoni della curva Minghelli. Scaduti i termini per il pagamento degli emolumenti di luglio e agosto, l'Arezzo ha saldato tutti gli stipendi a tesserati e dipendenti. Non c'è invece certezza sul versamento dei contributi e degli F24. Ogni inadempienza costerebbe 2 punti di penalizzazione. Ferretti convoca una conferenza stampa allo stadio. Dopo la contestazione di una parte della tifoseria, proseguita anche durante la partita contro l'Olbia, si fa sempre più probabile l'ipotesi di un disimpegno da parte del presidente. Allora abbiamo visto i titoli di questa terza puntata, c'è molto materiale di cui parlare, vado a presentarvi gli ospiti di questa terza trasmissione della nuova stagione, cominciando da un calciatore aretino di Castiglion Fibocchi che, lo possiamo dire anche pubblicamente, ha un cuore ancora amaranto, attualmente è senza squadra e è per questo che stasera è qua nei nostri studi, perché altrimenti sarebbe stato da qualche altra parte. Buonasera Samuele Sereni. Buonasera. Ciao Samuele, grazie per essere qua. E poi lo presento come un imprenditore di Arezzo, anche se nel suo passato ci sono esperienze professionali di vario tipo, compresa quella da ufficio stampa dell'Arezzo. Buonasera Michele Catalani. Buonasera. Ciao Michele. Ciao, e grazie anche a te. Grazie. E poi buonasera al direttore di Informa Arezzo, Paolo Casalini. Buonasera Paolo. Buonasera. E grazie anche a te per essere qua. E poi ultimo ma non ultimo, come dico sempre, buonasera al mio amico e collega di fede biancoverde, ovviamente il riferimento alla giostra del Saracino, nonché grande tifoso dell'Arezzo e sempre allo stadio in queste partite. Buonasera Gianni Sarrini. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te Gianni per essere qua, parleremo anche un po' di giostra alla fine, ma ci sono tanti argomenti legati all'Arezzo da dibattere. Comincerei ovviamente con la partita di ieri contro l'Olbia, che è stata una partita incredibile a due facce, una partita che l'Arezzo ha giocato benissimo nel primo tempo e molto male nella ripresa e che alla fine ha perso di misura per il gol di Ogunseye. Voglio cominciare da Samuele, approfittando ovviamente della tua competenza ed esperienza calcistica proprio per cose di campo, come è possibile che una squadra giochi, e tu l'hai vista, una partita così pimpante, così bella come quella che ha giocato l'Arezzo nel primo tempo e che poi all'improvviso dopo l'intervallo sparisca dal campo fino ad arrivare a perdere? Bella domanda per cominciare. Ci sta, sai, a volte è difficile tenere la partita per 90 minuti, comunque l'Olbia ha dimostrato di essere un'ottima squadra perché sicuramente è in una zona alta della classifica, sarà molto probabilmente ha influito anche diciamo il clima che era molto, ieri caldo, era molto caldo, credo che il primo tempo abbia fatto molto bene, ha avuto diverse occasioni da gol e il secondo dopo c'è stato praticamente il gol dell'Olbia alla fine a tempo scaduto, ma sicuramente non meritava la sconfitta, ecco, per quello magari anche visto
nell'arco dei 90 minuti. Ci può stare, sicuramente ha fatto molto bene nelle partite precedenti, quello che era Alessandria, Livorno, Pontedera. E sicuramente non credo sia un fattore, diciamo, psicologico. La squadra è entrata in campo e ha fatto nei primi 45 minuti, era aggressiva, alta, quindi bene. E poi dopo ci sta, sai, avere la bacchetta magica a volte si può sbagliare. Quello che è importante è che comunque ci sia sempre massimo impegno quando uno esce dal campo e uscire sempre a testa alta, quello sì. Questo assolutamente mi ha un po' bruciato la prossima domanda, no? Perché avrei voluto chiederti se secondo te si trattava di una questione così di testa, il fatto di aver mollato un po' mentalmente, se invece è una questione atletica, non so, o il modulo che ha cambiato il mister, non so cosa possa aver influito di più, Samuele. Mi rendo conto che non è facile dare una risposta, no, a una domanda del genere. Ma forse non lo sanno neanche i diretti interessati. Già è difficile, cioè, quando ne sei dentro, poi quando sei all'esterno così, che non vivi direttamente la situazione, è ancora più complicato. Sicuramente il cambio di modulo no, perché comunque da quando è passato 3-5-2 ha fatto anche degli ottimi risultati, quindi sicuramente ci può stare un calo fisico, un calo mentale, però sai, l'Arezzo è entrato in campo col piglio giusto, quindi se molto probabilmente passa in vantaggio cambia l'inerzia della partita. Quello molto probabilmente è stato anche, diciamo, il piccolo svantaggio che ha avuto, ecco. Eh sì, e questo lo ha detto anche Pavanel alla fine della partita, voglio farlo commentare a Michele, no? Alla fine è mancato il gol per premiare un primo tempo giocato su buoni ritmi, giocato anche con trami di gioco molto interessanti, si è vista una squadra organizzata che ha proposto un calcio divertente, il pubblico ha applaudito in maniera convinta, come da tempo non succedeva, è mancato il gol, no? Sì, sono cose. Se fosse stato il gol, forse andava in un'altra maniera. Infatti io, seguendo il discorso di Samuele, sono più propenso per il calo mentale più che quello fisico, perché sai, vieni da tre partite nell'arco di una settimana, c'è stato tra virgolette lo shock del cambio allenatore, quindi ha portato una ventata di novità e quindi i ragazzi che volevano subito fare bene. Il primo tempo l'Arezzo ha giocato molto bene, non venendo il gol, nel secondo tempo magari si sono sentiti un po' sicuri di avere la partita in mano e sono un attimo rilassati, è venuto il gol e non hanno reagito, quindi può essere una teoria, però sai, lo sanno loro sicuramente meglio, sì, meglio di tutti. Anzi, forse neanche loro, no? Forse neanche loro. Però può essere complicato. Sono cose che possono capitare, capitano, si vedono da tutte le parti, partite che nascono bene, poi dopo nel secondo tempo hai un crollo un po' da parte tua, un po' l'altra squadra che cresce, perché l'Olbia è una buona squadra, e quindi sono cose che speriamo non ricapitino, ma possono capitare. Possono succedere, è vero. È vero anche che ci sono molti meriti dell'Olbia, una squadra che si trova non per caso in alta classifica, che è fatta di quasi tutti i giocatori brevilinei che nel secondo tempo sono venuti fuori. Magari l'intervallo ha dato delle soluzioni diverse. All'Arezzo ha avuto un calo mentale, l'Olbia, vistosi sotto, diciamo, è cresciuto mentalmente, sono convinti, quindi le due cose hanno fatto sì che il risultato andasse a finire in questo modo. Sì, certo che insomma una bella disdetta. Voglio sentire anche Paolo e Gianni, che nell'intervallo, insomma, ci siamo incrociati ieri, no? Nella tribuna stampa. Credo che nessuno di noi avrebbe potuto pronosticare un epilogo di questo genere, e invece il calcio è strano. Qualche volta mi sono chiesto se è proprio l'Arezzo che ha questo destino, perché... Ma questo lo pensano in molti. Lo sai che mi sono ritrovato quando si avvicina al finale di partita a entrare in ansia, perché dico, ora che succederà al finale di partita? Cioè, ormai è diventata proprio una cosa che ha preso anche la gente che non è esperta di calcio, perché succede sempre qualcosa per cui si vede i risultati ribaltarsi e non capisci perché. È evidente, io non mi so dare nessuna spiegazione a quello che è successo ieri. Posso dire che ho sofferto allo stadio, tanto. Nel secondo tempo, più andava avanti la partita, più mi sentivo in difficoltà, a disagio, era in stato d'ansia perché vedevo che la squadra non girava. Però non so dare una spiegazione né psicologica né fisica. Credo semmai più psicologica, perché fisicamente mi sembrano tutti i ragazzi inquadrati bene, la preparazione c'è stata, però non posso dare giudizi, ecco, su questo. Sì, da questo punto di vista, come abbiamo detto, è anche complicato poi discernere le due cose in maniera netta, no? Perché probabilmente poi sono anche concatenate. Però posso dire che il primo tempo mi è piaciuto, non avevo visto una squadra così da molto tempo. Vero. Non l'avevo mai, nello stadio di Arezzo era tanto che non si vedeva giocare così. È un vero peccato che la partita sia finita in quel modo.
È vero, questo è vero ed è stato sottolineato, come ho detto prima, anche dall'applauso del pubblico che a un certo punto ha incitato la squadra proprio sull'onda dell'entusiasmo per quelle giocate in fase offensiva che stavano... La curva ha applaudito anche a finale partita, sì, quando è vero, sono presentati. È vero, ieri è vero e questo vero. Hai fatto bene a sottolinearlo. Gianni, sei sulla stessa linea? Sì, sulla stessa linea. Io, se ti ricordi bene, nel commento tra il primo e il secondo tempo ho detto che mi veniva in mente una citazione storica, quello il monumento ai caduti della battaglia di El Alamein, che c'è scritto nel primo tempo, mancò la fortuna, non il valore, nel senso il valore della squadra si è visto tutto, è mancato forse qualche pizzico di fortuna che le numerose occasioni che ci sono state fin dal quarto minuto forse a trasformare in rete, che come ha detto Samuele giustamente avrebbe cambiato l'inerzia della partita. Dobbiamo anche dire che l'Olbia è sempre stato, anche se mi è sembrato in dei momenti che temporeggiasse quasi difendesse, vedi l'ammonizione del portiere, difendesse lo 0-0 nel primo tempo, peraltro, nel primo tempo, appunto, nel primo tempo, stavamo parlando del primo tempo, mi sembrava che difendesse lo 0-0, mentre l'Arezzo era una squadra aggressiva, molto avanti, un Arezzo che è stato un piacere vedere, è mancato, ripeto, la conclusione, che comunque vuol dire anche quello, però in un paio di occasioni si è fatto, Borra è stato decisivo, sì, perché altrimenti si rischiava di finire il primo tempo anche diversamente, perché la vecchia regola gol mangiato, gol subito spesso si è manifestata. Devo dire che nel secondo tempo questo calo, che può essere dal caldo, che c'è stato un calo tra virgolette fisico, può essere un calo mentale, non lo so, non capisco, possiamo fare una battuta, non penso che sono andati il venerdì a mangiare ai mercatini, quindi si erano riempiti di stinco, burrito, sai quanti altri. Penso che qualcosa c'è stato per cui l'Olbia, che ha comunque continuato a temporeggiare anche nel secondo tempo, però ha saputo sfruttare bene un'occasione, le poche occasioni che ha fatto due tiri in porta e una rete. Io dopo il primo tempo dicevo, ma ogni quanti tiri in porta ci danno una rete di diritto, insomma, magari ne ha fatti diversi, dicevo, magari. Questa regola, insomma, è vero. Però noi l'abbiamo, tu l'hai scritto oggi, in area abbiamo fatto non so quante decine e decine di tiri, insomma. È lì. Non mi sento di criticare questa squadra. No, questo è vero, assolutamente. È chiaro che una sconfitta così magari brucia anche di più. E tra l'altro. È come fare 5 alla prima carriera e 2 alla seconda. Ecco, siamo capiti. Il parallelo ci sta. Tanto siamo tutti gente d'Arezzo, ci siamo capiti. Ma nelle ultime 11 partite, l'Arezzo in casa ne ha vinta una, quella con il Pontedera. Come si può spiegare un dato statistico di questo tipo, Samuele? Tu ci hai giocato in quello stadio, ci sei andato a vedere la partita anche di recente dai gradoni della curva dove era anche Pilleddu ieri. 11 partite e una sola vittoria, cioè, sono un dato francamente inspiegabile da un certo punto di vista, da un punto di vista razionale. C'è un motivo secondo te? No. No, sai, comunque... La squadra quando scende in campo, soprattutto... Il dato, dall'anno scorso e quest'anno, comprendendo, certo, anche le ultime 5 dell'anno scorso e le prime 6 di quest'anno. Ma sicuramente quando la squadra scende in campo uno cerca di fare sempre il massimo. Poi non c'è una legge scritta che dici oggi vado in campo vinco perché gioco ad Arezzo e gioco al Comunale. Sicuramente credo che anche i ragazzi, comunque la squadra, vogliano regalare anche... certi tipi di soddisfazioni, di emozioni, ma non sempre facile e a volte, cioè io ti dico la verità, io credo poco al fatto di tabù casa, tabù fuori casa, perché comunque, cioè, sono andati a Livorno, non era più facile che giocare ieri in casa con l'Olbia, oppure magari a Vercelli con l'Alessandria, sicuramente. È un periodo così, ma sicuramente credo che se la squadra ha questo tipo di approccio alla gara, sia in casa che fuori, ne viene fuori, ecco, i risultati arriveranno. Sicuramente con questi tipi di con un approccio così, tipo quello di ieri, ripeto, se magari la squadra passa in vantaggio nei primi 45 minuti, oggi molto probabilmente si parlerebbe di un altro tipo di risultato. E magari sì, ha detto lui che Borra ha fatto due interventi decisivi, ma è arrivata 8-9 volte credo dentro l'area di rigore, comunque. Sì. Tanto dopo su questa cosa di questi palloni che sono transitati dentro l'area e nessuno ha trovato la zampata giusta per metterla dentro, come faceva
il tuo vecchio compagno chianese una volta. Ma lui su quello era un maestro, come passava mezza palla dentro, ma lo stesso Vincenzo, ma anche Pippo Maniero, che quando, cioè, erano veramente attaccanti d'area, ma come c'ha tuttora Arezzo, che comunque Moscardelli e il resto. Però ce n'è uno che ancora non ha giocato, che è Cellini, sì, che deve riprendersi dall'infortunio. Sì, no, io, che ho trovato l'altro giorno, tra l'altro l'ho trovato così per strada, Marco, e sicuramente è un giocatore forte per la categoria, ma devo dirlo io, e l'ho dimostrato con gli anni. Quando sarà, quando è un cesellatore di sicuro, quando assolutamente credo che Marco, vero, quando sarà a posto, nel senso, non credo che un allenatore si privi di un giocatore del genere. Poi bisognerà capire quando e se sarà pronto, certo, per giocare, perché potrebbe dare un aiuto determinante. Cellini ieri sarebbe stato probabilmente decisivo. Ricominciamo da Michele da Paolo subito dopo il primo break pubblicitario, tra poco. Rieccoci in diretta con Block Note. Se stanno arrivando molte domande, ne leggo una che è stata inviata per email da Giacomo e che riguarda proprio l'argomento Cellini. Cosa l'abbiamo preso a fare? Quando sarà disponibile? Abbiamo bisogno di una spalla di categoria per Moscardelli. Ieri l'Olbia aveva due giocatori d'altra categoria come Ragazzu e Murgia. Un saluto a Samuele dal bar. Quindi tu, immagino, sarà il bar di Castiglion Fibocchi, immagino. Non so, pensiamo di sì. Giacomo, sì, qualcuno che si chiama Giacomo lo conosco. Citiamo la Castiglion Fibocchi, dai, che se lo merita. Tra l'altro feudo amaranto di grandissima tradizione. No, vorrei ricominciare da Cellini, insomma, è un giocatore, un attaccante importante. Manca un po' una spalla di categoria a Moscardelli. Di Nardo ha fatto molto bene in queste partite, però è un 98, è arrivato un po' spompato, no, alla partita di ieri, e forse è mancato un cambio a Pavanel, ha dovuto mettere dentro Di Santo, che era reduce da un infortunio, Cutolo infortunato, insomma Cellini avrebbe fatto comodo. Allora, questa è una categoria tosta, la Lega Pro è una categoria tosta, una categoria tecnica sì, ma soprattutto storicamente anche soprattutto fisica. Moscardelli non fa difetto in questo, perché è un armadio di ragazzo, però una spalla, come hai detto te, gli serve assolutamente, gli serve uno che gli apre gli spazi, uno che lo supporta quando la squadra sale, quindi assolutamente sì. Ora, non so Cellini quando, ma se l'hanno preso, evidentemente sanno loro, chi l'ha preso sa che al più presto potrà fare un affinamento, quindi speriamo. Nel frattempo però bisogna fare di necessità virtù, e inutile stare a dire manca questo, manca quello. Nel frattempo giochiamo con quelli che abbiamo e cerchiamo di fare il meglio possibile. Cutolo, tu hai citato Cutolo prima, che è infortunato. Io lo conosco perché era, quando ero io all'Arezzo, lui era appena arrivato, era un ragazzino, era giovane. Ma già dall'epoca si vedeva che aveva i numeri, e infatti mi stupisco che come possa non aver fatto la carriera. Secondo me andava anche ben oltre la Serie B come caratteristiche. Sai, ora ha avuto questo infortunio, speriamo si riprenda il più presto possibile, ma uno che sicuramente, anche se ora non è più di primo pelo, non è più un ragazzino, però adesso è uno che può far sicuramente la differenza. Moscardelli, secondo me, si integra alla perfezione, perché Cutolo e Moscardelli possono fare anche quelle giocate sullo stretto 1-2, andare in porta, o andare al tiro, che in Serie C non si vedono spesso. Ieri una giocata di questo tipo l'hanno fatta Ragazzu e Ogunsei, e poi Borra è stato bravo a parare, e Cutolo potrebbe essere sicuramente un valore aggiunto. Mi dici che differenza hai trovato, Paolo, dalla gestione Bellucci alla gestione Pavanel, no? Che abbiamo tutti incensato, elogiato, però come ieri la squadra si è trasformata di punto in bianco nell'intervallo, passando da un allenatore all'altro, ha avuto una metamorfosi incredibile. Insomma, ti sei dato una spiegazione? Lì è stata una cosa psicologica più che tecnica e tattica, secondo te? Ma non ne sarei molto sicuro, non saprei individuare la causa di questo cambiamento, che comunque è stato visibile a tutti. La prima partita, quando andai a vedere, quando arrivò i Sardi dell'Arzachena, uscendo dallo stadio sono andato a vedere il gruppo parrocchiale, perché questo, oltre che un gruppo parrocchiale, veramente non avrei saputo definirlo. Poi l'ho vista piano piano crescere. Naturalmente nessuno può sapere se la stessa crescita ci sarebbe stata con Bellucci, o se sia stato l'arrivo di Pavanel che ha cambiato la situazione. È impossibile, non è conoscibile la cosa. Io credo che ci sia anche la capacità dell'allenatore di creare gruppo, questo sicuramente.
una maggiore esperienza in questo nuovo allenatore attuale e probabilmente anche ha saputo rimpostare dei moduli di gioco diversi, ha saputo motivare i giocatori a giocare. Cosa ha saputo fare? Non lo so, certo la squadra è cambiata, insomma, rispetto all'Arzachena, cioè, mi piacerebbe rivederla giocare oggi, la rivedremo. Però mi piacerebbe ripeterla quella partita per vedere quali differenze, insomma, perché quella partita per me è stata indimenticabile, uscì dallo stadio disperato. E magari non... ripetere anche quella che l'Arezzo poi ha perso anche. Ti posso dire, ho l'impressione che a questo allenatore manchi la possibilità di fare cambi. Questo mi sembra che esaurita la rosa degli 11 non ha molte possibilità, cioè sembra un po'... In questo momento la rosa è un po' corta, c'è in effetti con Cellini che ancora non è disponibile. Ieri tra l'altro Cutolo era infortunato, Yebli era fuori per un permesso familiare, Sabatino, al quale facciamo anche noi gli auguri per la nascita del primogenito, era volato in Sicilia per questo lieto evento, quindi è chiaro che insomma c'erano delle assenze importanti. Quale ha pesato di più, Gianni, secondo te? Alla fine Sabatino... ma anche ora... Cutolo, però Sabatino, visto anche il momento di forma che aveva adesso, insomma, ha pesato io abbastanza. Io penso che se il mister e la società concedono, diciamo, i permessi, in questo caso insomma, no? I permessi, penso che sono convinti di avere nella rosa i cambi necessari. Certamente ogni qualvolta che vai a cambiare rispetto a un assetto che c'è stato nelle partite precedenti, qualcosa di incognita c'è e si è visto. Quindi ha pesato, secondo me, che in questo sono un po' d'accordo con lui, questa partita un po' ha avuto, diciamo, la rosa corta per fare, per fare i cambi. Questo perché stamattina era un po' più in forma, era, no? In questo momento. Esatto, poi per carità, gli nasce un figliolo, non è che insomma, non si può mandare no, a casa. No, ma non per quello, lì ha fatto per carità. Poi, se è stato fatto, penso che riteneva che ci fosse, ripeto, anche perché... Cioè, l'incognita è questa, la domanda, io nel primo tempo questa differenza non l'ho vista, anzi potremmo dire, no? Si è visto una, cioè, veramente il commento che si faceva, io non mi ritengo un tecnico, diciamo, del calcio giocato, però il commento che facevamo tutti era, si è visto un verso, si è visto la squadra che esprimeva un gioco molto più, quindi secondo me non è tanto la questione nei cambi o non cambi, poi manca quello che fa... che fa il gioco più fisico, siamo tutti d'accordo. Però quello che, secondo me, c'è stato un qualcosa che tra il primo e il secondo tempo ha portato, se è fisico, se è stato mentale, se a un certo punto l'Olbia, vedendo che comunque ha saputo sfruttare l'attimo, perché ripeto, una squadra che non è stata molto aggressiva, perché sì, ha fatto delle puntate, però tutte le volte che è andata giù, ordinata, comunque, si è fatta una vedere. Insomma. Si vedeva che era in salute. Poi non mi ricordo chi mi diceva, questa squadretta, dico, ma ha 4-5 punti più di noi in classifica, sarà una squadretta. Però, insomma. Sì, no, infatti poi il valore dell'avversario credo che non si possa mettere in discussione. Assolutamente. Ed è una domanda. È una squadra, tra l'altro, molto sarda, devo dire, nel senso sì, si notava questo fatto che proprio i continentali, non dico gli stranieri, erano pochissimi. Sì, vedi, pochissimi. Poi è una squadra che si appoggia molto al settore giovanile del Cagliari, per cui fa dell'orgoglio sardo una delle sue armi migliori. Sentiamo cosa ci hanno detto a fine partita Bernardo Mereu, a proposito di Sardi, allenatore dell'Olbia, e Massimo Pavanel. All'inizio un po' di timore reverenziale nei confronti dell'Arezzo, che è una grande squadra, è una squadra che ha dei giocatori importanti sia sotto l'aspetto delle qualità tecniche che sul piano dell'esperienza. Peraltro dall'avvicendamento del tecnico aveva trovato anche un filotto di risultati importanti, non ultima quella fatta a Livorno, dove peraltro ha giocato anche una gran bella partita che io ho avuto modo di vedere e di visionare. Quindi è chiaro che all'inizio c'era un po' di paura nell'esprimere quelle che sono poi la nostra identità di gioco, le nostre caratteristiche migliori, quindi il palleggio, la capacità di saper aspettare, di dettare un po' i ritmi della partita. Però siamo stati molto bravi nel saperci chiudere e soffrire anche quando c'era da soffrire, e anche al primo tempo due o tre ripartenze comunque importanti le abbiamo fatte. Al secondo tempo l'Arezzo è calato un attimino, probabilmente ci ha consentito di poter sfruttare quella che è la nostra dote migliore, quindi il palleggio. L'abbiamo fatto molto bene, siamo andati vicinissimi in alcune circostanze alla marcatura per poi trovarla nei minuti finali, quindi direi che è stata una prestazione giudiziosa di una squadra molto giovane come l'Olbia, che ha saputo però
soffrire, amministrare e colpire, insomma, quindi sono sicuramente molto contento. Cassato sul cassato, questo è pacifico. Tengo di positivo sicuramente il primo tempo della squadra, dobbiamo lavorare per un secondo tempo diverso anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, quindi dobbiamo essere più compatti, dobbiamo stringere più gli spazi. Oggi dovevamo giocarla, ragionarla così. Io spero che col proseguo questi momenti non siano magari durino un tempo, ma possono durare un quarto d'ora, 20 minuti di una partita, perché altrimenti poi fai fatica contro squadre, sono tutte squadre di livello, e quindi è anche vero che nel primo tempo loro non erano mai esistiti e noi potevamo andare veramente con più di un gol a riposo. Il calcio è questo qua, bisogna sempre avere equilibrio sulle cose, non deprimersi troppo quando le cose non vanno come pensavamo, non esaltarsi troppo quando le cose vanno bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo, sicuramente non una buona ripresa, lavoreremo su questo. Allora, abbiamo sentito anche Pavanel che si è definito incazzato alla fine della partita. Come si riparte dopo una gara di questo tipo, Samuele? E cosa può cambiare così anche a livello mentale, no? Dopo un momento positivo? Tre partite in una settimana, 7 punti, tanto 2 risultati in trasferta contro Alessandria e Livorno. Poi questa sconfitta, c'è il rischio di rimettere tutto in discussione oppure no, secondo te? Ma no, perché? Perché è tutto in discussione? No, sicuramente è stata una battuta d'arresto, ma come ha detto il mister, che già dall'intervista dopo partita si vede, già subito molto probabilmente lui già pensava al lavoro del martedì, della settimana successiva, perché non è che devi buttare via tutto. Lui ha detto che nei primi 45 minuti ha visto un ottimo Arezzo e nel secondo tempo sono un po' calati, magari sono aumentate le distanze tra le parti e tutto il resto, quindi lavorerà sicuramente su quello. Quindi buttar via tutto, no, assolutamente, anche perché se no, ma credo che anche dagli errori a volte si impara molto più dagli errori che magari dal vedere tutto il bello, no, le giocate e tutto il resto, quindi molto ovviamente farà rivedere quello che sarà secondo lui gli aspetti magari negativi se ci sono stati e lavoreranno su quelli in base a qui è la squadra che andrà a affrontare domenica l'Arezzo, ma sicuramente no, bisogna lavorare sempre, credo che bisogna mantenere sempre un profilo basso, nel senso io credo sono uno che pensa che il lavoro alla fine porta sempre dei frutti e quindi credo che come il mister dà l'impressione, ecco, di una persona che dal martedì alla domenica prepara la partita, lavora e quindi... Sì, molto lucido, devo dire, certo. Che è stato una delle sue caratteristiche che sono emerse in queste settimane è questa sua abilità nel mettere mano alla squadra, nel cambiare sia modulo che interpreti. Ieri le mosse non hanno pagato, no? Perché alla fine anche i giocatori che sono subentrati non hanno dato il rendimento che probabilmente si aspettava, però questo è sicuramente una caratteristica. Prima di arrivare da Michele e dagli altri ospiti, mi dici dalla curva come si vede la partita? Insomma, mi incuriosisce tu. Bene. Ci sei andato in più di una circostanza? No, si vede bene perché è bella, alta, grande, quindi si sta bene. Almeno si vive in maniera diversa la partita, ecco, quindi si sente un po'. Dopo ti chiedo un po' anche del tuo momento, che effetto ti fa vedere una partita di Serie C dai gradoni? Ma che effetto mi fa? Sicuramente... Girano un po' le scatole. Ma sicuramente, perché comunque dai, vedi, cioè, io praticamente passo diciamo l'80% della giornata tra allenamenti e comunque a guardare, a cercare comunque notizie, a guardare partite e robe varie, quindi è normale, uno che lo fa da una vita e ti ritrovi comunque senza squadra la prima volta che è così e niente, credo che, ripeto, il lavoro, non mollare e guardare avanti con fiducia che nel momento che arriva la chiamata di farsi trovare pronti, sì, quello dai, è fondamentale. In bocca al lupo, poi dopo voglio chiederti un paio di cose su questo. Mi dici, Michele, Corradi quinto a sinistra, adesso andiamo proprio sul tecnico, sì. Giocatore che ha sempre fatto la mezzala, che ha sempre fatto l'esterno, no? Nel 4-4-2, adesso giocando 3-5-2, Pavanel lo ha messo a fare tutta la fascia a sinistra e Corradi ha tirato fuori 2 prestazioni con il Pontedera ieri per almeno un'ora, poi dopo è stato spostato in mezzo al campo. Da restare a bocca aperta, insomma. Ora, a 27 anni si può cambiare ruolo e trovare una nuova dimensione? Ma quando c'è la qualità puoi fare quello che vuoi, altri calciatori ce lo insegnano, non solo Corradi. Corradi è un giocatore di livello, è un giocatore che secondo me può ambire anche a fare una categoria superiore perché ha tutto per poterlo fare, passo, a gamba, tecnica, può fare quello che vuole.
E se il mister, come l'abbiamo visto, se il mister gli fa cambiare, gli fa cambiare cambiando modulo, gli fa cambiare posizione, lui riesce a farlo bene, e questo è sintomo che il ragazzo ha qualità, ha testa, ha voglia di farlo, lo sa fare, non si crea nessun problema nel poterlo fare, quindi non vedo lo stupore, perché secondo me, come se ne parlava prima inizio trasmissione, che secondo me Corradi quello che nella stagione sta facendo meglio di altri, poi questa è un'opinione chiaramente. È chiaro, certo. E quindi non sono stupito di questo, assolutamente. Sai, a volte i giocatori fanno fatica nel cambiare ruolo, nell'adattarsi ad un'altra posizione molto diversa per sì, ma quando hai compiti da svolgere. Il calcio alla fine, chiaramente sono i ruoli, però il calcio alla fine è quello. Lui sa fare tutte le cose a centrocampo, non si è trovato in difficoltà, non si è impaurito, non si è intimorito del cambio di ruolo, quindi un giocatore poliedrico. Poliedrico, sì. No, a volte, sai, la poliedricità può diventare anche un freno, zavorra, no? Perché sì, ma tu sei un senza ruolo, ti mettono un po' dappertutto e perdi un po' le misure. Ma alla fine, secondo me, alla fine sono più freni mentali che fisici o tecnici, il dire ma quel ruolo non lo so fare. Perché poi Samuele ce lo insegna, lo sa. Se la palla, se la sai toccare, se la sai giocare, se ti sai muovere all'interno del campo. Ci vuole un po' di intelligenza tattica, un po' di esperienza. Corradi sa fare quello che serve, dove serve, quando serve. Se vorrebbe. Gli manca solo una cosa, se dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, e gli manca il gol. Perché Corradi è un giocatore che se avesse anche quello ce lo devi avere. Il gol ce lo devi avere. Lui sottoporta. A proposito, non mai il killer instinct. Volevo dire una cosa, tu ci avevi invitato a intervenire, poi sono stato. Sì. Cioè, 30 secondi, Gianni, poi bisogna imparare dagli errori. Dico, impariamo la svelta, perché sennò qui la situazione sta male, insomma, ecco, diciamo, sì, sono d'accordo. Alla nona giornata. Allora, ci fermiamo, secondo break con Block Notes, e poi torniamo e cominciamo a parlare anche di società. Oggi era una giornata importante, c'era una scadenza cruciale, e domani conferenza stampa alle 15.30 del presidente Ferretti allo stadio, tra poco. Di nuovo in diretta con Block Notes, terza parte della nostra trasmissione. Apriamo anche l'argomento societario. Come avete sentito dai titoli, oggi era una scadenza importante, cruciale per l'Arezzo come per tutte le società di Serie C, che dovevano versare gli emolumenti dei mesi di luglio e agosto ai tesserati e ai dipendenti. L'Arezzo da questo punto di vista risulta in regola. Non ci sono conferme, il che non vuol dire che non siano stati effettuati, non ci sono conferme però sul fatto che siano arrivati anche i versamenti per gli F24, e quindi questo, nel caso in cui venisse confermato, potrebbe comportare due punti di penalizzazione, perché come sapete, se non lo sapete ve lo ricordiamo, da quest'anno il Consiglio federale ha deciso di inasprire le sanzioni per i club inadempienti, e ogni ritardo nei pagamenti previsti dalla Lega comporta non più uno ma due punti di decurtazione in classifica. Nel caso, questi due punti arriveranno probabilmente nel mese di gennaio, perché i tempi della giustizia sportiva sono quelli che sono. A novembre, invece, atteso il pronunciamento del Tribunale federale nazionale, sarà un giudizio di primo grado ovviamente, riguardo il deferimento dell'Arezzo per il ritardo, questo già acclarato, per il pagamento degli stipendi di giugno, che è arrivato in ritardo. Ci sono anche dei versamenti INPS subiudice, e quindi la forbice è di 1/3 punti di penalizzazione. Insomma, sono argomenti anche un po' complessi, che non appassionano granché, ma che sono molto importanti, perché potrebbero riscrivere comunque la classifica. Ecco, io vorrei ribadire e sottolineare, non c'è certezza nel versamento dei contributi previdenziali, però domani probabilmente il presidente Ferretti farà chiarezza nella sua conferenza stampa convocata per le 15.30 allo stadio. Allora, prima di cominciare a parlare di società, di Ferretti e di quello che potrebbe essere domani lo scenario intorno all'Arezzo, rivediamo questo servizio filmato in cui abbiamo riassunto quelle che sono state le dichiarazioni più importanti, quelle che sono rimaste più impresse nella memoria degli sportivi, dichiarazioni rilasciate nelle ultime tre conferenze stampa in tre momenti diversi negli ultimi mesi, però, da parte del presidente Mauro Ferretti. Vediamo e poi ne parliamo qua. Quello che voglio dire invece io è che la mia presidenza e la mia proprietà dell'Unione Sportiva è salda e non è in discussione. Così come non è in discussione la mia volontà di portare avanti i programmi che abbiamo definito con i miei collaboratori Andrea Riccioli e Roberto Gemmi,
ai quali rinnovo la mia massima fiducia e stima, che sono programmi pluriennali rivolti alla costruzione di una società basata sul settore giovanile, strutture e un progetto tecnico ambizioso. Come ho fatto finora, manterrò fede ai miei impegni e garantirò alla squadra tutta la tranquillità necessaria per continuare la nostra corsa e sperare in quel lieto fine che noi sogniamo. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti quei tifosi che sui social mi hanno manifestato la loro solidarietà. Mi hanno incitato ad andare avanti, ma anche coloro che in termini civili hanno manifestato le loro preoccupazioni, ai quali spero di aver dato risposta oggi e soprattutto ai quali parlerò con i fatti nei prossimi mesi. Per tutti i delatori, come sempre, non ho nulla da dire, volenti o dolenti io vado avanti. Allora, ho detto, ho fatto un errore? E che volete fare? La pena di morte? Volete rimettere? E allora? Volete alzare la piazza? Fatelo! Nel bene dell'Arezzo? O perché Ferretti è venuto da Roma e qui vi ha ritirato fuori da dove stava l'Arezzo? Tutto questo per non nascondere che sotto il profilo dei finanziatori dell'Arezzo io sto soffrendo. Sto soffrendo da un po'. C'è un gruppo di cui mi hanno pregato per adesso, ma lo avrei fatto ugualmente anche se non me lo chiedevano, di non fare il nome. Comunque è un gruppo conosciuto, il quale è interessato a darmi una mano seria su questa situazione dell'US Arezzo. Iscrizione al campionato. Fatta. Progetto per il credito sportivo per il centro ex Chimera. Noi adesso sicuramente pagheremo gli stipendi in ritardo, beccandoci un punto di penalizzazione, perché non ci sono proprio i tempi. L'Arezzo rimane a Ferretti, ma non il sottotono, cioè no che uno dice ah vabbè quelli non sono venuti, allora no, faremo i sacrifici, stringeremo la cinghia, non ce ne frega niente, siamo super convinti, io quest'anno voglio andare in B, dopodiché finisco con il calcio e vengo a Arezzo a mangiare, a farmi le passeggiate. Questo oggi mi sento di dirlo perché ce l'ho dentro, quest'anno voglio andare in B, caro Gemmi. E allora abbiamo messo insieme questo collage di dichiarazioni che tra l'altro sono arrivate in momenti anche diversi, non solo da un punto di vista ambientale ma anche umano, personale, da parte del Presidente Ferretti. Avrete notato i toni molto differenti nella prima conferenza, che era quella legata al caso Nuccilli, nella seconda, che riguardava la trattativa in corso anche con il gruppo Cloud Italia per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza, e la terza dopo che quella trattativa si era arenata con l'annuncio del punto di penalizzazione che poi potrebbe arrivare a novembre, come abbiamo ricordato. Voglio far cominciare Paolo. Insomma, Ferretti aveva chiuso dicendo io quest'anno voglio la Serie B. E, insomma, dirlo oggi è forse la frase che stride di più, anche se gli va riconosciuto, lui l'ha detto credendoci, no? Vabbè. Però insomma la realtà è un po' diversa, Paolo, che idea ti sei fatto di tutta la situazione? Ma io credo che lui abbia assolutamente volontà di raggiungere la Serie B, questo non c'è dubbio. Diciamo, lui ha detto in più di un'occasione, ma nella conferenza stampa in cui ha parlato dell'iscrizione, ha detto con chiarezza: soffro, è in difficoltà, sono in difficoltà. Ho bisogno di soci perché mi aiutino a gestire Arezzo. Questo l'ha fatto capire in tutti i modi possibili. Naturalmente il costo della Lega Pro, della Serie C, insomma come si chiama adesso, i costi sono molto alti rispetto agli incassi, questo non c'è dubbio.
Un presidente medio in Italia che gestisce una società di Serie C deve trovare almeno €1 milioni l'anno, oltre gli sponsor, oltre i biglietti, oltre gli abbonamenti. Sono tutte in perdita. Solo per completare, l'Arezzo doveva pagare entro questa data €327.000, che sono relativi agli stipendi di tesserati e dipendenti dei mesi di luglio e di agosto, quindi 327 per due mensilità, e uno può farsi i conti su quanto poi è il costo per tesserati e dipendenti di un anno. Io so che il costo medio di una società di Serie C è di €4.200.000 l'anno, questo spalmato su tutte le società che fanno parte della categoria, mentre gli incassi per ciascuna società sono circa di 3 milioni, quindi in generale per quante sono le società c'è €1.200.000 per società di perdita, questo su, come media nazionale. Quindi domani secondo te Ferretti annuncia il disimpegno, come sembra probabile? Tu oggi hai scritto in un editoriale su Informarezzo: dopo di me il diluvio, nel senso che dopo Ferretti c'è un grande punto interrogativo, ma lui, il presidente, è intenzionato a lasciare, secondo te, per l'interpretazione che possiamo dare degli ultimi fatti? Io credo che lui intenda, se intende lasciare come presidente, ma certamente non intende lasciare la società, quindi posso immaginare che potrebbe cedere la presidenza al vicepresidente, però alla fine non ad Andrea conta. Riccioli dici? Ad Andrea Riccioli, sì. Beh, posso immaginarlo, non è detto, insomma vado di fantasia, però non è detto che questo significa che lascerà le quote dell'Arezzo, lui rimane proprietario, la SRL ha un proprietario, quindi c'è qualcuno che è fideiussore, che deve far fronte ai costi della società, lui può lasciare l'incarico di presidenza, nel senso fare un passo indietro rispetto alla visibilità, ma questo non toglie... Questo cambierebbe poco da un punto di vista pratico, no? Perché poi i finanziamenti alla società dovrebbero arrivare comunque da lui, certo. E considerando anche il clima che c'è intorno alla... Un po' come fece Butali, che mise il direttore di Teletruria a fare il presidente. Poi dopo quell'esperienza lì, tra l'altro non si chiuse benissimo, no? Butali, certo. La ricorda come una delle cose più un'esperienza sanguinosa per lui. Questa contestazione che c'è da parte di un settore della tifoseria, no? Può aver influito secondo te, Gianni, e ti chiedo anche da uomo di comunicazione come sei, perché è un ruolo che ti sei guadagnato sul campo, questa crisi acuita dai post di Ferretti sui social, insomma dà un tocco di, non so come dire, di imprevedibilità o comunque di stranezza a tutta la storia? Andiamo per ordine, la contestazione ieri un po' anche sorpreso, anche se non è che viene da così, dal nulla, nel senso c'è un malessere in settori della tifoseria che si è espresso in maniera molto netta, mi sembra molto anche dura. D'altra parte purtroppo ci sono delle situazioni che si sono acuite, come hai detto te, lo dicevamo prima. Io mi permetterei di dare un consiglio sommessamente, visto che faccio su Facebook, faccio l'amministratore di diverse pagine, no, del quartiere e cose a loro collegate, mi permetterei di consigliare un uso molto basso da parte di Ferretti dei social media come Facebook, perché su Facebook c'è, questo non Ferretti, c'è di tutto e di più, c'è anche il peggio di noi stessi, ci sono gli odiatori professionisti, no? Sì. Per cui vediamo notizie fake. Mentana li ha chiamati webeti, no? Gli webeti, esatto. Cioè, io fossi un presidente di una società, ma io te lo dico, io se ci fa caso nelle pagine che amministro a nome del quartiere, io anche come Gianni Sarrini raramente esco con polemiche, anzi quasi mai, evito di fare le polemiche. Un anno fa feci su un gruppo di quelli segreti, feci un commento su una questione nostra, si aprì un putiferio, per cui mi limito alla comunicazione istituzionale. Ecco, fossi Ferretti eviterei, anche perché non ti puoi mettere, cioè, a livello di chi si mette lì sulla tastiera a scrivere quella prima cosa che c'è. C'è anche un problema di sostanza, no? Per chi non lo sapesse, il retroscena riguarda un paio di post pubblicati dal presidente, uno in cui in qualche modo stigmatizzava il fatto che adesso ci sono pochi abbonati e quasi mai a livello numerico di Siena, di Livorno, di Pisa, e l'altro invece un risposta, difetto storico, non è che, esatto, in risposta a un commento di un altro tifoso in una delle discussioni tipiche di Facebook riguardo i 100 aretini che andavano in trasferta a Piacenza,
e Ferretti scrisse: meritiamo molto di più. Insomma, 100 tifosi in trasferta non sono pochi, soprattutto non sono pochi come ora il calcio, insomma, di adesso. Ma io mi permetto, poi probabilmente è un senso, cioè, che è andato anche io al di là delle sue intenzioni, questi, no? Commenti, il presidente di una società deve evitare di mettersi al battibecco da bar, perché i battibecchi da bar si sono trasferiti sui social, con un problema, che se andiamo al bar di Castiglione Fibocchi a battibeccare siamo 10-15 persone in un bar, lì ti vedono tutti. E io un consiglio, diciamo, da gratuito, faccio il consulente d'immagine gratuitamente, anche se non è la mia professione, dico, eviterei, anzi proprio la pagina chiuderei proprio. Ora parte Michele. No, tornando, parlavi prima del presidente si lamenta dei pochi abbonati. Io mi ricordo quando eravamo in Serie B, l'anno della Serie B noi facevamo molto bene con Gustinetti, poi l'anno dopo arrivò Conte, il binomio Conte-Sarri. Quell'anno lì, dopo aver sfiorato i playoff, ci aspettavamo, mi ricordo le dichiarazioni sui giornali, un boom di almeno 3.000 abbonati, e non arrivavamo neanche a malapena 2.000. Era una Serie B con Juventus, Genova, Napoli. Quindi c'erano tutti i presupposti per fare bene, per fare una grossa campagna abbonamenti. Storicamente l'Aretino parte in sordina, all'inizio del campionato vengono in pochi allo stadio, poi man mano se la squadra va bene si aumenta, se la squadra va meno bene si diminuisce. Diciamo che sta un po' alla finestra a vedere quello che succede. In proporzione va più gente in trasferta di quanta, sì, ne, esatto, vada in casa. Perché, no? perché il tifoso della curva è sempre quello, il tifoso da curva fa l'abbonamento, è il tifoso della tribuna che fa meno abbonamenti, il tifoso da curva va anche in trasferta, a differenza da quel di quello. Lascio Samuele volutamente fuori da questo dibattito per un attimo, Samuele, poi ti faccio riprendere dopo il break. Mi dite, c'è una penalizzazione in arrivo che sarà di sicuro almeno di un punto, se va male 3 punti, relativa agli stipendi di giugno. Dipende dagli F24 di oggi e domani sapremo se sono stati pagati oppure no, c'è il rischio di un'altra penalizzazione. Questo rischia di essere un po'... E ti dico, guarda, il messaggio di titoli di coda di Ferretti ad Arezzo, che ne pensate? Vai Michele, poi Paolo. Allora, secondo me non è il punto che fa la differenza. L'uno, sì, possono essere alla fine del campionato, speriamo di non, non andare in Serie B per un punto, però non è quello che fa la differenza. La differenza la fa il clima che si respira. L'aria, perché con ogni scadenza ce la farà, la gente è tesa, la gente si vede anche in come ieri in la contestazione al presidente, che magari può avere anche influito sulle sconfitte che c'è stato, che l'Arezzo ha subito in casa oltre che in trasferta, magari sì, magari no, però il clima di tensione c'è stata, sarà sullo 0-0, quindi sì, vabbè, però insomma. Quindi può aver influito, però dicevo, è il clima che si respira, non puoi ogni scadenza ce la farò. Non aiuta nemmeno la squadra. Sembra una vittoria ogni volta che fai un F24, quando invece dovrebbe essere, i tempi di oggi se non sono quelli di una volta, dovrebbe essere una normalità, comunque sia che una società riesca ad adempiere tutte le sue scadenze, però... Domani sapremo. Paolo, ti do 30 secondi. Secondo te è arrivata un po' al capolinea l'esperienza di Ferretti? Io credo ci sia una cosa da notare. Tu hai detto che hai avuto certezza, ti hanno dato certezza che abbia pagato gli stipendi. Sì. E in un debito di 320.000 euro, gli stipendi rappresentano probabilmente il 70-80% del debito. Se un presidente decide di tirare i remi in barca, non paga niente. Avendo pagato il grosso e soprattutto avendo pagato gli stipendi, anche se nel caso non fosse riuscito a saldare l'F24, quindi i contributi, la parte contributiva, questo significa però che c'è una volontà mentale sicura di andare avanti. E questo può essere un punto di partenza, se non altro per gestire questa stagione. Poi, se tu non puoi pagare, non paghi più niente a nessuno, vai avanti finché puoi e poi chiudi, ciao. Quello che sarà poi il futuro cercheremo di capirlo tra poco. Ultimo break, poi torniamo con Block Notice. Ultima parte di Block Notice. Prima di ricominciare a parlare di società, vi ricordo che sono in corso le votazioni per il nostro premio Top Player Amaranto, offerto da Oleificio Toscano Morettini. L'anno scorso c'era un bel pallone d'oro che si è portato a casa Moscardelli, quest'anno c'è la scarpa d'oro. La classifica prima della partita di ieri contro l'Olbia
vede in testa proprio Moscardelli con 120 punti, seguito da Corradi a 85, da Sabatino a 70, poi via via tutti gli altri, Durzi, Rinaldi, eccetera, eccetera. Vorrei un nome secco, il migliore in campo della partita di ieri, Michele. Corradi. Corradi. Paolo. Anch'io. Corradi, e siamo a due. Siamo a tre. Gianni, siamo a tre. Samuele, ti Corradi. Faccio Corradi anche per te. Oh, plebiscito per Corradi, che quindi potrebbe guadagnare posizioni. Ovviamente conteranno molto anche i voti che ci invierete voi da casa. Adesso, prima di ricominciare a parlare di società, vediamoci questa intervista che ha realizzato ieri alla fine della partita Andrea Lorentini, con un volto notissimo e amatissimo dal pubblico amaranto, che ieri ha fatto questo suo ritorno ad Arezzo, è andato in curva a vedersi la partita ed è stato accolto con tutti gli onori, e cioè Bobo Pilleddu. Vediamo. Corrado Pilleddu, un ritorno al Comunale, e partiamo anche da quella che è stata l'emozione, un'accoglienza molto calda per te, poi seguito a risolvere la curva. Beh, l'accoglienza è sempre strepitosa. Oggi mi sono tuffato, diciamo, alla grande, in mezzo al, insomma, al cuore del tifo amaranto, e in curva non c'ero mai stato, e sentivo giovedì, mentre lavoravo, mi è partito un pensiero nel cervello, e sono domenica vado ad Arezzo, e in 448 ho organizzato la spedizione e sono arrivato. Devo dire la verità, devo ringraziare tutti, perché ho ricevuto un'accoglienza al di là dello stadio, ma ovvio mi hanno chiamato un sacco di persone che sapevano che venivo, e hanno voluto tutti quanti fare qualcosa per me, quindi dall'accesso allo stadio a tutti al mio servizio, quindi anche fin troppo, quindi ringrazio tutti, e niente, per me venire ad Arezzo è sempre un'emozione particolare. Il problema è che ora, oggi stavo pensando nella curva, che però un po' di tempo è passato, cioè comincio un pochino, prima dicevo sembra ieri, invece adesso comincio un po' a... Ma certi ricordi non sono... No, i ricordi sono indelebili, sono lì, sono tali e quali, però oggi vedevo i ragazzi giocare e comincio a pensare che un po' di tempo è passato, quindi la vecchiaia comincia a arrivare pian piano. Insomma, la tua esperienza da Arezzo è legata a quella promozione del 98, soprattutto anche lo spirito con il quale quella squadra allenata da Sergio Cosmi scendeva in campo, no? Forse servirebbe quello all'Arezzo di oggi, un'Arezzo che è in crescita, però soprattutto voi siete ricordati anche per il modo, no, in cui poi interpretavate la partita. Vabbè, ma quello, anche a noi dicevano che qualcuno prima di noi aveva fatto qualcosa, quello è così. Per quanto riguarda l'Arezzo di oggi, parlo da quello, mi sento di dire che il primo tempo di oggi è stato giocato benissimo, e insomma l'Arezzo ha avuto 5-6 occasioni da gol, che un po' è una palla sporca, un po' corta, poi alla fine un po' di sfortuna non si è riuscita a fare gol, ma il primo tempo è stato sicuramente un buon Arezzo. Complimenti a Bobo Pilleddu, sempre un piacere rivederlo, tra l'altro stesso look di 20 anni fa, soltanto un po' ingrigito. Tu eri un ragazzino quando Pilleddu giocava, sì, ad Arezzo, te lo ricordi? Da qualcosa, Samuele? Mi ricordo, però qualche insomma flash, sì, 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 me lo ricordo, con capelli lunghi, sempre uguale, però moro e non grigio. A 50 anni che li tagli te, ce lo prometti, perché... Sì, anche tu vai. Ora se lo può permettere, lo invidio tantissimo, devo dire. Ti chiedo, Samuele, così un commento anche sulla situazione un po' complicata che sta vivendo l'Arezzo. Tu hai girato molte società, qua ho il tuo curriculum sotto mano, da Figline ad Arezzo, dove avevi fatto peraltro il settore giovanile, Grosseto, Pisa, Mantova, di nuovo ad Arezzo in Serie D, una parentesi anche piuttosto breve, Rimini, Spal, Pavia, Mantova, Forlì, insomma di realtà ne hai viste tante in Serie C. Insomma, è un problema diffuso purtroppo. Che sensazione ti dà vedere l'Arezzo un po' in difficoltà? Ma io spero solamente che insomma tutta la questione si risolva e che possa andare tutto per il meglio, ecco, quindi è il mio augurio. Poi il resto non posso e non dico niente, perché nessuno è al di fuori, non mi permetto io poi, che mi sento ancora, diciamo, giocatore, di giudicare, ecco, queste sono questioni che spettano la società, comunque al direttore generale, al direttore sportivo, al presidente, quindi saranno loro che comunque faranno chiarezza e tutto il resto. Io... Hai vissuto situazioni simili, Samuele? Ma l'anno scorso a Mantova, da dicembre in poi non abbiamo più percepito stipendi,
quindi ancora 7 mensilità ci mancano, quindi è un po' così, dai, ci vorrebbero un po' regole un pochino più ferre, perché comunque, diciamo, non è che anche noi navighiamo su livelli della Serie A, quindi ci sono tanti che comunque anche hanno delle spese, sono fuori da casa, quindi mutui, figli, e comunque, cioè, ci fai affidamento, e quando arrivi che sono 5, 6, 7 mesi che non prendi stipendi, un pochino lo senti, e quindi sì. spero vivamente che non... Cioè, che insomma la questione qua adesso non credo, comunque se il presidente ha pagato e tutto il resto, sì, qui è un po', insomma, diverso, vada tutto a buon fine. È una sofferenza, come ricordò proprio Ferretti in una conferenza stampa, però insomma non a quei livelli. Tra l'altro vi leggo il messaggio che ci ha mandato Umberto per email, ci scrive: se continuiamo a dare addosso a Ferretti ci ritroveremo peggio del 2010, sarei dell'avviso che sarebbe molto utile un forte gesto distensivo da parte di Orgoglio Amaranto, che è socio all'1%, ciò non toglie che Ferretti cada in uscite infelici ed inopportune. Tuttavia guardiamo a ciò che ci ha dato questo presidente. Chi faccio commentare? Gianni, Paolo, poi anche Paolo, Michele. Paolo, lui è il ferretti. Perché voglio chiederti, Michele, se trovi delle analogie con quello che è successo nel 2010, perché la situazione lì forse era diversa, veniva da gestioni molto più pesanti, però poi andò a finire come andò a finire. Paolo. Senti, con ordine vorrei dire questo, che prima di tutto riconosco a Ferretti di averci portato fuori da una situazione che era invivibile. Se non ci fosse stato Ferretti, domenica prossima giocheremo con il Pierantonio, non giocheremo a Monza. E questo gli va riconosciuto subito, se no mancano alcuni punti fermi nel nostro dibattito. E la seconda cosa, al posto suo non mi farei tanti problemi sulle contestazioni. Io credo che esistano dei luoghi comuni che sono ormai considerati delle massime nazionali, che l'arbitro è cornuto e che il presidente va contestato. Cioè, ho visto presidenti che hanno preso squadre di calcio in fallimento e portati ai massimi livelli della Serie A contestati. Quindi uno dice: che cosa deve fare? Camminare sulle acque, fare miracoli? Cosa deve fare per essere non contestato la tifoseria? Credo che non ci sia. No, un po' è vero questo che dici. È vero anche che fare il presidente è difficile, perché tu amministri un bene che non appartiene a te, nonostante tu lo finanzi, appartiene alla comunità, e quindi questo crea anche delle reazioni di pancia. Sì, sai, io ragionando da imprenditore, no? Dico sì, è vero fino a un certo punto, perché ormai i soldi li caccio io, quindi la comunità gode di quello che faccio io, gode del mio lavoro, delle mie fatiche e gode anche dei miei soldi. Però è vero che l'imprenditore acquista una società di calcio, tranne qualche caso poi particolare, per libera scelta, no? Certo. Ci fosse una richiesta da parte della tifoseria, allora si crea una situazione diversa. Adesso io faccio un po' l'avvocato del diavolo, però insomma, sì, perché le posizioni in confronto sono queste. In questo però momento. Resta un fatto, insomma, che è abbastanza una prassi nazionale quella di contestare il presidente, quindi non mi farei troppi problemi su questo. Credo che ci sia pochi tifosi molto rumorosi che riescono a farsi sentire, una grande quantità di tifosi molto silenziosi che invece apprezzano il lavoro che è stato fatto. Di questo ne ho la consapevolezza, perché lo vivo attraverso anche il mondo dell'informazione, quindi che ci sia una grande massa di tifosi che hanno apprezzato il lavoro fatto fino a questo punto, lo hanno apprezzato e non hanno la forza di poterlo manifestare, mentre quelli che riescono a fare un po' di rumore sono pochi, ma hanno molta più capacità di la maggioranza sentire. Silenziosa, esatto. Che si citava anche per altre situazioni. Ma l'imprenditoria retina, Gianni, e poi vado anche da Michele. Il cioè, tema se è Ferretti questo, domani cioè... annuncia una sua volontà di disimpegno, come sembra, non voglio dire probabile, il tema è però chi, plausibile. Chi c'è... che abbiamo, perché effettivamente non è che nella nostra imprenditoria ci siano stati grandi slanci né volontà, e è una situazione di crisi. Forse Ferretti, venendo ad Arezzo, si aspettava, per la fama che ha avuto in passato la nostra città, di trovare maggior sostegno da parte dell'imprenditoria locale. Purtroppo l'Aretino, anche caratterialmente, preferisce finanziare la squadretta del paese, magari che non partecipare a un progetto più grosso che quello della però città. Però posso dire una cosa, Gianni? L'Arezzo di Ferretti ha avuto tra gli sponsor Gimet e Galvamet, che sono due signore aziende, no? Adesso ha Euronics sulle maglie, Kimet e GP Motors come sponsor aggiuntivi,
ha avuto uno stadio in concessione, ha avuto un centro sportivo in concessione, cioè tutto sommato. Ma non è che gli è mancato, ecco, la vicinanza nulla. Alla fine c'è stata, effettivamente, sofferta, ma c'è stata. Ripeto, forse lui si aspettava qualcosa di più, di sicuro un po' del suo ce l'ha messo, perché nella rottura dei rapporti con un settore, quanto sia ampio o meno, non mi sento in grado di giudicare, della tifoseria, ci si mette quello che si diceva prima, dello scendere a dei livelli di polemica che un presidente non può e non deve permettersi, perché non ti curare di loro ma guarda e passa, se sei un presidente, si parlava l'anno scorso del Sant'Andrea, se il quartiere avesse, la dirigenza avesse ascoltato la pancia profonda, no, chi urlava di più, in certe c'è forse la 36esima lancia d'oro non l'avremmo avuta. Diciamo, abbiamo lavorato per questo e questo, deve fare una dirigenza, deve lavorare e poi farsi giudicare alla fine. Come hai detto te, nessuno gliel'ha detto, e certe cose non aiutano, perché l'Aretino comunque ancora è caratterialmente quello che l'imprenditore serio è quello che paga, che rispetta le scadenze, che la stretta di mano vale quanto un contratto. Come ha detto, mi sembra, Michele prima, cioè, ma si può arrivare tutte le volte che c'è una scadenza con questo, se una soluzione aretina, si è fatto qualche passo più lungo della gamba, non lo so. Se posso, una soluzione aretina la vedi probabile, Michele? No. Allora c'è da fare una premessa: non siamo più nella situazione economicamente florida di tanti anni fa, dove un'azienda, esatto, poteva avere un surplus di denaro per potersi permettere una squadra di calcio. Adesso le situazioni, la sappiamo tutti quella che è, le aziende, tranne qualcuna chiaramente, però la maggior parte fanno molta fatica, e togliere i propri denari dalle aziende per poterli investire in una sicura perdita, come diceva Paolo prima, in un'azienda ci pensa non una ma 100 volte prima di farlo. C'è chi invece se lo può fare, chi invece magari se lo può permettere, c'è anche da poter considerare il fatto che non gli piace il calcio. Che ne so. Ci sono magari aziende aretine, ce ne sono, possono essere qualcuna, sì, importante da poter permettere. Non si può mettere in mostra, non gli piace il calcio, magari preferisce comprarsi la barca per andare in barca, che costa quanto una squadra di calcio la barca, molto di più. E quindi c'è da valutare tante cose. Con che barca si aggiati, scusate. Non sono un esperto su questo. Si fa per dire. Quindi la situazione economica generale non porta, secondo me, a avere un surplus di denaro per poterlo investire nella squadra, a meno che non hai, fai un investimento che magari ti danno lo stadio in gestione, che poi riesci a fare eventi per poter portare gente e poter fare economia. Però Arezzo ti dà questa utenza da poter fare una cosa del genere? Non lo so. Questo è un po' l'interrogativo che magari cercherà di sciogliere Ferretti domani, e immagino il vicepresidente Riccioli nei prossimi giorni, perché nel caso in cui Ferretti dica ok, io faccio un passo indietro, però, tornando prima, che c'è uno scenario poi da rivalutare. Magari domani annuncia che c'è un nuovo socio che ha investito. Pensiamo positivo. Lavoriamo al fatto che il presidente non deve far caso alle contestazioni, come ha detto Paolo prima, ci mancherebbe, però il presidente... Ci sono due tipi di presidenti: quello che va avanti per la sua strada e non fa caso alle contestazioni. Io lavoro così, chi mi contesta non mi interessa, chi mi contesta va avanti. Stai così. Stai pensando a Mancini quando dici così? Mancini, alla fine. Tito. De Laurentiis. Fanno come gli pare. Chi contesta, fanno come gli pare. C'è chi invece sta attento alle contestazioni, però a quel punto però non vai sui social a dire quello che dici, perché se vai su social dopo è chiaro che ti arrivano le contestazioni, quindi ti devi anche comportare in modo che le contestazioni non ti arrivino, se ci tieni. È una situazione che ha... Però Mancini, te mi pare di Mancini, io a parte ho lavorato 8 anni con Mancini, quindi posso solo che ringraziarlo, però Mancini ci ha fatto vedere la Serie B, ci ha fatto divertire. La differenza che posso trovare è che Mancini c'aveva passione, ci si è appassionato, ci ha speso tanti soldi, poi dopo alla fine non c'è stata l'iscrizione nel 2010 che ha riportato l'Arezzo nel baratro, però ci ha portato in Serie B, ci ha fatto sfiorare i playoff. Io sfido chiunque a dire che negli ultimi anni chi ci ha fatto divertire più di Mancini ad Arezzo. Potremmo aprire un'altra trasmissione, sì, su questo, perché Mancini è presidente della B e della D. E della, no? D. E quindi chiuso, diciamo, in mezzo c'è tutto il mondo. Non ha chiuso in bellezza, non ha chiuso in bellezza. Però c'è ragazzi, tutto il mondo i suoi errori li ha pagati tutti. I suoi errori li ha pagati tutti. Come quando c'era da...
da tirare fuori soldi per investire sull'Arezzo, li tirava fuori. Sì, lì poi erano veramente, veramente tanti soldi, un altro calcio. Vi leggo l'ultimo messaggio di Andrea. Come fa un presidente a dire Serie B quando una società è in difficoltà a pagare gli stipendi? Meglio una Lega Pro di basso profilo e puntare sul settore giovanile in maniera seria e non solo per prendere soldi. Questo è l'ennesimo punto di vista. Io sono in debito di una risposta, vi chiedo 30 secondi perché stiamo sforando. Ti faccio un grande in bocca al lupo, Samuele. Hai qualche contatto? Hai qualche strada che si potrebbe aprire? Tu sei svincolato. Le squadre che non hanno le liste complete possono prenderti già ora, se no devi aspettare gennaio. Insomma, si sta muovendo qualcosa? Sì, per ora, diciamo, dai, tante chiacchiere, ma è già qualche mese che aspettiamo, ho detto, ci alleniamo, ci facciamo trovare pronti e poi dopo speriamo che arrivi la chiamata giusta e... Tu nasci terzino sinistro, puoi fare anche il difensore centrale ormai, hai fatto no, anche più ruoli. No, più il quinto che il centrale, dai. Più il quinto che il centrale, però all'evenienza fai anche quello, dai, sì, ti faccio un po' di, sì. Un po' di pubblicità, grazie. Che te lo meriti ovviamente. Gianni, a Sant'Andrea per fortuna c'è un clima diverso rispetto sì, a quando diciamo. Sei venuto qua a l'altra volta venivamo da tre sconfitte, c'è stata la sconfitta di giugno, però il progetto che si era messo in campo un anno fa, di cui si parlò, si accennò con Manuele Formelli e su cui, devo dire, l'attuale rettore Maurizio Carboni ha speso tanto di se stesso, è arrivato a buon fine, mi sembra che i risultati si vedono, li abbiamo visti, io penso che nel futuro si possa, se questo progetto va avanti, e secondo me deve andare avanti, e è responsabilità del nostro popolo di farlo andare avanti, noi potremmo cavarci tante soddisfazioni. Poi c'è un sacco di... Il giostramercato è molto in movimento, soprattutto sotto il profilo degli allenatori, ora mi stanno dicendo. Quindi sarà interessante tra qualche mese magari... Ti richiamo. Mi richiami, si fa un po' così qua. Guarda, dopo febbraio che non sarò più nella dirigenza, perché l'avevo già accennato io... Sono le elezioni. Avevo già detto 3 anni fa che questo era l'ultimo mandato, visto che insomma, sono tanti anni che sono sulla breccia. Posso commentare anche più, diciamo, liberamente oggi, diciamo, sento il peso dell'istituzione, diciamo. In bocca al lupo a Gianni, in bocca al lupo a Samuele, grazie a Paolo, ci vediamo domani alla conferenza stampa, grazie Michele, grazie per essere stato grazie qua, ormai ti riospito volentieri nelle prossime settimane. Do anche l'aggiornamento di Piacenza-Viterbese, a un quarto d'ora dalla fine sta vincendo la Viterbese 1-0, gol di Razzitti, Viterbese che ha cambiato allenatore da poco nonostante la buona posizione in classifica, e in panchina c'è Federico Nofri, ex Amaranto, sia da giocatore che da allenatore. È tutto per questa sera, domani conferenza stampa di Ferretti alle 15.30, sentiremo quale sarà il futuro delle prossime settimane per l'Arezzo. Grazie per averci seguito anche questa sera, appuntamento a lunedì prossimo sempre alle ore 21 in diretta su Teletruria. Buonanotte.